Unire le destre europee. A Cascais, in Portogallo, da due giorni del gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo si chiude con la proposta di un gruppo unico nell'emiciclo di Strasburgo. Il fiammingo Gerolf Annemans, che ha introdotto la conferenza conclusiva, ha parlato del successo di partiti come il suo Vlaams Belang, primo nelle Fiandre, e di quello della Lega, attualmente prima nei sondaggi, e ha sottolineato la presenza in sala di un paio di rappresentanti del gruppo ECR, cioè i conservatori riformisti, di cui fa parte anche Fratelli d'Italia. Primi tentativi di avvicinamento in un orizzonte temporale di 3 anni, ha poi spiegato Salvini, cioè quanto manca alla fine della legislatura. Secondo me questo è il momento in cui lavorare per mettere insieme il meglio dei tre gruppi alternativi alle sinistre, per essere determinanti, per essere i secondi e io spero i primi all'interno del Parlamento europeo. Spero che nessuno abbia gelosie, invidie, voglia di chiusure, perché in ballo c'è il futuro dell'Europa. Oltre ai due gruppi della destra, cioè ID con 73 eurodeputati ed ECR con 61 e i 12 non iscritti di Orbán, l'altro gruppo, il più grosso, sarebbe il PPE, di cui fa parte Forza Italia, gruppo del quale Salvini ha detto che ha fatto una scelta di abbraccio a sinistra e coi Verdi, ha 168 eurodeputati, ma ha detto continueranno a diminuire. E proprio da Forza Italia e quindi dal PPE sono venuti i primi no alla proposta. Il modello di coalizione del centrodestra italiano non si può riproporre in Europa, ha detto Antonio Tajani, che del PPE è vicepresidente. Ringraziamo.